il libero e con il numero 21 Salvatore Rossini. Dunque queste le scelte di Andrea Giani, che recupera Daniele Davide Saitta, il capitano, in diagonale con Gabriele Nelli al centro, la classica scelta di Flavio Gualberto e Giovanni Maria Gargiulo, e anche a giocare Vibo Valencia che parte al servizio con Mauricio Borges. La ricezione proprio di Ioan Di Leal, Bruno subito dietro da Nimir, che inizia come meglio non si può questa partita. Sempre Gargiulo, una battuta consecutiva, sparacchia però fuori, settimo errore, e dunque cambio palla regalato Modena. Ancora bene Borges, però è costretto a palleggiare dei 9 metri Saitta. Il suo suggerimento per Basic, la difesa che arriva da parte di Leal, contrattacco con Nimir, Murat, c'è la copertura ancora di Modena, di nuovo Nimir, ancora contro Murat 3, ancora la copertura però da parte di Bruno, palleggio rovesciato di Stankovic, c'è Borges presente in difesa, allora Saitta ancora per Basic, Borges di nuovo in copertura, Saitta, altro contrattacco per Vibo, che non riesce a organizzare l'attacco, allora ancora opportunità per Modena, la difesa di Rizzo che tiene vivo il pallone, ci arriva Saitta, allora Nelli prova, non si intendono le alle Nimir, la palla comunque ancora viva, Ngapet vicino a rete prova il manifuori, ma c'è ancora il puntuale muro di Vibo, si porta dai 9 metri per la sua battuta al salto, picchia forte, trova il bagger di Leal, Bruno Serrantic sulla rete per servire Nimir, c'è la difesa di Nelli, allora Rizzo in contrattacco prova a servire Nelli, il pallone non è giocabile, Nelli prova con un tocco corto, ancora flottante, ancora riceve bene Rossini, Bruno al centro per Daniele Mazzone, in cambio palla per Vibo Valencia, adesso con il servizio di Flavio, Bruno prova a smarcare dietro Nimir, arriva ancora puntuale il muro di Vibo, pallone vicino alla rete per Erwin Gapet, decide questo secondo parziale, il suo servizio al salto viene ricevuto da Rossini, si sposta Bruno sui 4 metri per servire Nimir in posto 4, questa volta sale in alto e ha il suo miglior battitore Erwin Gapet dai 9 metri, riceve Rizzo direttamente nel campo di Modena, si salva in qualche modo la formazione con il tuffo di Saitta che viene premiato, c'è però Nimir Abdelaziz, battuta a salto flottante che effettua adesso. La ricezione ancora di Rossini, Bruninho al centro con Mazzone, la difesa ha una mano di Borges. Gabriele Nelli forte sul bagger di Ngapet, Bruno si sposta per servire Leal che tira alto e forte verso le mani del muro, splendida azione di Vibo che prova ancora a insidiare la formazione modenese col servizio, Ngapet riceve, chiama palla e va a segno, entra in prima linea per alzare il muro, la battuta di Saitta, riceve Mazzone che poi chiama palla anche dal centro e va a segno, primo ace di Vibo, 8-6. Riceve questa volta Leal, Bruninho al centro con Mazzone che in quanto attacchi sta forzando parecchio, opportunità adesso per Nimir Abdelaziz, la ricezione di Borges, si deve spostare Saitta, lo fa per servire Basic, la difesa istintiva da parte di Nimir, palla che torna nel campo di Vibo con Saitta, una mano ancora per Flavio che è un'altra spostata al centro, premia il coraggio di Davide Saitta, Gapet tranquillità, sorridendo, si porta dai 9 metri, pallone corto, trova il bagger di Basic, Saitta proprio per Basic, viene fermato a muro, c'è la copertura di Borges, Saitta di nuovo dallo schiacciatore francese, di nuovo murato e arriva la copertura questa volta di Rizzo, Borges decide di servire, 18-22, prova a firmare l'allungo decisivo Nimir con un pallone corto che viene ricevuto in tuffo da Rizzo, non può attaccare Vibo, allora free ball con Modena che senza palleggiatore si incarica Erwin Gapet. Famosamente da parte di Vibo ricade proprio addosso a Ioan Di Leal per evitare che il set finisca da parte di Vibo, ancora Flavio, ancora su Rossini, questa volta riceve meglio, pipe di Leal. Molto potente, vediamo cosa si inventa. Una palla che viene ricevuta da Leal, Mazzone al centro, 5-22, senza paura Modena si riposa, 12-9, Gargiulo ancora dai 9 metri, la ricezione di Gapet precisa per Bruno, Leal in quarto ancora contenuto a muro e poi difeso da Basic, Saitta proprio per Basic, pallonetto che questa volta viene belletto da Bruno, il contrattacco con Rossini che serve Leal, ancora una volta il muro aveva fatto,
prende tutto il tempo che ha a disposizione prima di effettuare il colpo dai 9 metri. Picchia forte sul bagger di Ngapet. Bruno serve proprio Ngapet. Uno contro uno con Basic che quasi lo ferma. Poi due, o meglio, 20-19 al Palamaiata con Mazzone che si propone dai 9 metri. La sua flottante insidiosa a cercare Rizzo. Risponde presente il libro di Vibo. E allora Flavio, il servizio di Mirab Delaziz che trova il bagger di Borges al centro, Said per Flavio, la difesa istintiva da parte di Rossini, proverà probabilmente a forzare la sua battuta, colpisce Basic che però riceve bene, Said dietro per Nelli con il servizio ancora di Ioan Di Leal, questa volta arriva l'ace diretto sul servizio di Ioan Di Leal, ancora forte, questa volta decide di andare Rizzo, Saita in 4 per Borges, il suo attacco viene murato, puntuale la copertura di Basic, poi ancora Borges in posto 4 verso lungolinea che tra poco ci mostrerà il responso del video check, attimi di suspense, pallone che sembra spegnersi direttamente fuori e dunque punto che viene consegnato alla Leo Shoes.